Confartigianato Imprese Sassari, in via Alghero 30, telefono 079 28 0698. Confidi Finart, dal 1987 diamo credito alle tue idee. Telefono 079 27 1280. Gli agenti interrompono una festa di matrimonio di extracomunitari con 100 invitati in un circolo privato. In seguito all'irruzione degli uomini della questura, intervenuti nel fine settimana in collaborazione con i colleghi del reparto prevenzione crimine, delle volanti e della scientifica, gli ospiti che per la maggior parte non indossavano le mascherine sono stati identificati e invitati a lasciare il locale. In queste fasi non si sono registrate turbative di genere, in quanto gli astanti hanno preveduto lasciare l'edificio senza creare problemi. Il proprietario del locale è stato invece convocato presso gli uffici della questura, dove gli sono state notificate alcune sanzioni amministrative nonché la chiusura dell'attività, con richiesta alla locale prefettura di eventuali ulteriori determinazioni in merito per la gravità dei fatti riscontrati. Sono comunque in corso ulteriori approfondimenti per l'emissione di ulteriori provvedimenti per la violazione della normativa relativa all'emergenza epidemiologica. L'infallibile fiuto di Betty e Semi e due cani antidroga della Guardia di Finanza di Olbia è andato a segno anche questa volta. Recuperato mezzo chilo di infiorescenze di marijuana, è arrestato lo spacciatore, un rumeno di 26 anni, da 15, residente nel capoluogo gallurese. L'operazione si è conclusa in un villaggio turistico di Golfo Aranci, dove la sostanza stupefacente era stata nascosta. L'uomo, impiegato come manutentore, è stato puntato dai cani, mentre era impegnato nelle attività di pulizia dei giardini del centro di villeggiatura. Il giardiniere, alla vista delle unità cinofile, ha cercato di defilarsi, ma una volta fermato, nonostante le segnalazioni dei cani, non aveva con sé alcuna sostanza stupefacente. L'insistenza dei cani faceva però intuire che il rumeno avesse gli abiti impregnati dell'inconfondibile odore di marijuana. Accompagnato nel suo alloggio dopo una breve perquisizione, è stato dunque rinvenuta una busta contenente 500 grammi di infiorescenze di cannabis. 2000 metri quadrati da riempire a costo di creare il deserto commerciale intorno. La sintesi brutale viene dalla Confesercenti provinciale e dal suo presidente Giuseppe Boccia. Nel mirino il progetto dell'ipermercato che la società Maspa avrebbe voluto costruire tra via degli Astronauti e via Luna e Sole, salvo battere in ritirata in via temporanea dopo la levata di scudi contraria della politica sassarese. La nostra posizione è quella di sottolineare che appunto il tutto è stato portato avanti in un momento di forte tensione dove tutti abbiamo la consapevolezza che molti esercizi molto probabilmente non riusciranno ad andare avanti. L'impatto, stima la Confesercenti, sarebbe devastante per gli esercizi di vicinato della zona, già prossimi al collasso nell'impari lotta con le conseguenze della pandemia e lo strapotere del commercio online. Ma nemmeno l'ipotesi di trasferire il progetto al centro storico trova il favore dell'ente. Per quanto ci risulta, il centro storico è già un grande centro commerciale dove gli esercenti hanno dimostrato la loro creatività, hanno messo in atto delle strategie consorziandosi. Un eventuale ipermercato a Luna e Sole inciderebbe su un contesto già saturo di strutture simili collocate a poche centinaia di metri. Questa evidenza spinge a una reazione collettiva dei commercianti raccolta da Confesercenti. Indubbiamente la frase che mi sono sentito dire più spesso è: siamo disperati. Abbiamo l'esigenza e abbiamo il desiderio di avere veramente tanta comprensione da parte di chi è preposto a fare le scelte che in questo momento sono determinanti per la vita delle attività. Un richiamo alla politica cittadina chiamata a trovare una soluzione all'impasse. Impossibile infatti far scomparire il progetto. Se venisse ripresentato e rispettasse la scheda norma del PUC, il Consiglio Comunale sarebbe costretto ad approvarlo, a meno di non voler rischiare una richiesta di danni. Una richiesta di intervento per sollecitare l'avvio delle scuole di specializzazione degli studenti di medicina è stata inviata da Nicola Addis, presidente provinciale dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, a Giuseppe Conte e ai ministri Speranza e Manfredi. Nella missiva, recapitata ai massimi rappresentanti del governo, si fanno presente le sollecitazioni da parte dei giovani iscritti all'Ordine che intendono continuare il loro percorso di studi.
Il presidente Addis ripercorre anche cronologicamente le criticità che gli aspiranti specializzandi hanno vissuto negli ultimi mesi, dopo una serie di rinvii e perfino di ricorsi presentati alla magistratura, che stanno ritardando l'avvio della partecipazione al test per l'assegnazione delle 14.445 borse di studio in palio. Una situazione grottesca, soprattutto, afferma Addis, in considerazione dell'attuale situazione sanitaria, dovuta alla pandemia in corso, che registra una grave carenza di personale medico, tanto da dover chiedere ai medici pensionati di rientrare in servizio. Sono decine le segnalazioni che giungono allo sportello ACLI Salute di Sassari relative alle difficoltà nell'ottenere prestazioni diagnostiche e fisioterapiche a causa delle distanze dal sud Sardegna. Gli anziani iscritti all'ACLI denunciano con sempre maggior frequenza di dover rinunciare a radiografie, risonanze magnetiche e TAC, a visite cardiologiche e ortopediche, nonché alle mammografie perché non possono permettersele. Lamentele anche per l'impossibilità di fare fisioterapia, per cui Cagliari eroga prestazioni superiori di 10 volte rispetto a Sassari. Le disuguaglianze territoriali sulla sanità sono inaccettabili, dichiara il presidente dell'ACLI di Sassari, Salvatore Sanna, soprattutto perché non immodificabili. È sufficiente una decisione della giunta regionale. Concordiamo totalmente con quanto detto dai presidenti provinciali dell'Ordine dei Medici e dell'Ordine degli Infermieri. Il documento di programmazione ATS riporta dati incontestabili quando dice con chiarezza che ci sono prestazioni su cui alcuni territori soffrono particolarmente. Segnalazioni anche per l'assenza di adeguate strutture nel nord Sardegna per salute mentale, le nuove dipendenze, disturbi alimentari e autismo adulto. Serve una mobilitazione territoriale, politica e sociale, continua il presidente Sanna. Il nostro appello è rivolto ai sindaci di Sassari e dei principali centri perché si chieda ai consiglieri regionali del territorio, senza distinzione di partito, di sollecitare la giunta regionale a proseguire nel riequilibrare le prestazioni in base alla popolazione residente e non alla spesa storica. Traffico impazzito verso mezzogiorno in via Predanieda. Per percorrere pochi chilometri dalla rotonda del Tanit fino a quella successiva della Coapla, una fila interminabile di auto incolonnate. Oltre un quarto d'ora di attesa per gli automobilisti diretti verso i centri commerciali per gli acquisti nel Ponte dell'Immacolata, nell'imminenza delle festività natalizie. A meno di due settimane dal Natale, nonostante il periodo di crisi dovuto alla pandemia, la corsa all'acquisto è iniziata. E mentre il centro storico non registra grandi afflussi, da tutto l'Interland si preferisce confluire verso i grandi magazzini, soprattutto nelle giornate di pioggia, complici parcheggi gratuiti e la possibilità di visitare i negozi stando al riparo. Una concentrazione di persone difficile da gestire in considerazione delle restrizioni dovute alle norme per contrastare il virus. Alla rotonda che separa Predanieda Sud da Predanieda Nord è arrivata anche una pattuglia della polizia locale che faticosamente è riuscita a farsi largo tra le due corsie, affollati di mezzi in direzione Alghero. Il traffico era tale da lasciar pensare a un incidente stradale, invece è solo scattato il via all'acquisto di Natale. 1 milione di euro per sostenere il settore vitivinicolo della Sardegna è il finanziamento approvato con delibera di giunta di concerto insieme all'assessorato all'agricoltura per sostenere le aziende in un momento difficile per tutta l'isola, causato dalla pandemia ed evitare licenziamenti tra il personale per l'elevato numero di prodotto in eccesso relativo all'annata 2020. Il sostegno, rivolto alle aziende produttrici di vino, micro, piccole, medie e grandi imprese, fa parte della legge regionale numero 22 del 23 luglio 2020, disposta per supportare tutto il sistema economico locale in seguito al Covid-19. Per ottenere il finanziamento bisogna presentare domanda tramite il sito web www.sardegnalavoro.it, disponibile fino alle 23.59 del 18 dicembre. L'aiuto verrà dato in base all'ordine cronologico di invio delle domande. Sidernet distribuisce in tutta la Sardegna mascherine chirurgiche in confezioni da 10 pezzi a 20 centesimi ciascuna e a 25 centesimi in confezioni singole. Mascherine filtranti facciali FFP2 in confezioni da 100 pezzi a 1,20 euro ciascuna e a 1,50 euro in confezioni singole. Mascherine lavabili a 30 centesimi ciascuna. Nel nostro punto vendita sono disponibili presidi di protezione individuale e tutti i prodotti per la sanificazione. Proteggiti dal coronavirus con Sidernet. Generali, partner di vita. Sidernet.
Pellet certificato in sacchi da 15 kg a 4,29 €. Riscaldarsi costa meno e non fai fatica. Dinamo sbanca Bologna, 78-83 nella città delle due torri per i sassaresi ieri alla Segefredo Arena per la decima di campionato. Bianco-blu in versione shuttle per Marte fin dalla prima frazione. In modalità d'offensiva d'armata, tripla munita e implacabile poi sotto canestro, il banco schianta le V-nere, guidato dal generale Benjus. 11 punti dei primi 16 per gli ospiti sono suoi. Per gli emiliani è un nightmare before Christmas, appesantito dall'espulsione per doppio tecnico del coach e dall'assenza di Marco Bellinelli. Secondo quarto è stesso tema, i sardi arrivano al più 21 ma si risveglia Markovic, la forbice si stringe, a riposo è meno 11 e nella ripresa i bolognesi si inerpicano fino al 63-64. Il sorpasso sembra a portata di retina ma i padroni di casa possono soltanto sognarlo. Sequenza 0-8 per i giganti turritani, Bilan sentenza dalla lunetta, Katic all'esordio infallibile al di qua dall'arco, spesso non sbaglia nei momenti clou. Proprio i due dioscuri della regia s'amalgamano alla perfezione. È una coppia tutta lucidità e carisma, la normalità dell'eccezionalità. Ma è il tabellino a sottoscrivere la crescita di squadra per la Dinamo. Dalla doppia del croato Miro Bilan, 13 punti e 10 rimbalzi, ai 22 a referto del tarantolato Benjus, ai 19 dell'implacabile Minispi. Score su cui inserire il lavoro operaio di Barnell, una partita dietro Wims, il migliore dei bianconeri, e il silenzioso percorso sotto traccia di Kruslin, pochi canestri ma molta sostanza tra difesa, raddoppi e possessi. Unica nota dolente è Justin Timman, spesso in confusione e pochissimo efficace sotto canestro. Ma la Dinamo vista ieri si sta ritrovando soprattutto in difesa. Per i sassaresi la regular season comincia adesso. Ieri Torres e Latte Dolce sono tornate in campo tra le mura amiche per il recupero della sesta giornata del campionato di Serie D. Appuntamento con la vittoria ancora rinviato per i rossoblù, ma arriva il primo punto della stagione dopo il pareggio per 0-0 al Vanni Sanna contro la Visartena. Pareggio giusto con tante occasioni sia da una parte che dall'altra. Una squadra, la Torres, che sta iniziando a crescere, più sicura sul piano del gioco e reattiva, ma comunque da rafforzare. Domenica riprende il campionato. I sassaresi affronteranno il acciatissimo Formia con l'obiettivo di portare a casa la prima vittoria stagionale. Al Basilio Cano di Sennori arriva invece la seconda vittoria consecutiva per il Latte Dolce contro i campani della Fragolese. Sono contento per il gol, ma sono contento soprattutto per il risultato. Non ci nascondiamo, è stata fatta una squadra per cercare di arrivare il più in alto possibile. E in questa situazione dobbiamo soltanto cercare di riasciuffare i primi in classifica e poi ce la giocheremo alla pari. E abbiamo lavorato, abbiamo continuato a lavorare come abbiamo sempre fatto, cercando di migliorare ogni giorno, e i frutti del lavoro stanno iniziando a vedersi, insomma. L'obiettivo è dare continuità nei risultati, ovviamente, e questo attraverso anche le prestazioni. Nonostante sapevamo di incontrare, credo, una grandissima squadra, perché solo i risultati non gli stavano dando ragione, ma sappiamo il valore di questa squadra. Peccato, c'è rammarico, perché penso che abbiamo fatto un grossissimo primo tempo, abbiamo avuto complimenti da tutti, però secondo tempo veramente ci siamo abbassati,